Passaggio molto importante ad inizio della seduta, la precisazione rispetto a alcune voci che si erano diffuse nella giornata di ieri. La nostra emittente ha contattato anche personalmente il dottor Desiano, che ci ha smentito quelle voci dicendo di voler andare avanti. Sostanzialmente quello che ha detto lei anche all'inizio di questa seduta, non c'è alcun passo indietro, anche se il sindaco Giuseppe Randino ha mostrato comunque tanta fiducia da parte sua nell'operato poi del TAR. Ma intanto io ho fiducia nella magistratura, quindi, e ho soprattutto fiducia dei miei legali, i quali anche i legali dell'amministrazione ci hanno assicurato che dal punto di vista dell'esito vedono un esito quasi scontato. Dico quasi perché quando si è sub iudice, voglio dire, siamo sempre nell'alveo dell'aleatorietà, quindi con i dovuti scongiuri penso che il ricorso andrà bene. Quello che non va bene è creare scompiglio nell'opinione pubblica, perché ieri è stata una giornata, ripeto, ho ricevuto tante telefonate, da lì ho capito che è un argomento molto sentito, cioè la preoccupazione è molto preoccupata di quello che potrà accadere, e quindi mi sono sentito di tranquillizzarla pubblicamente, quindi in un momento più importante, no, di un'amministrazione che è in consiglio comunale, nel dire che siamo serenissimi, devono pensare che siamo in pieno lavoro per risollevare questo paese, che ricordiamolo che è ancora in uno stato di emergenza, c'è bisogno di tanto lavoro, e quindi siamo sereni perché comunque accetteremo qualunque tipo di esito, e l'abbiamo rassicurati che così come ci siamo oggi ci saremo anche domani. Noi crediamo che ci saremo già il 1° dicembre in corsa, quindi eviteremo questo smacco. Ancora una volta sarebbe incomprensibile da parte di tutti quelli che all'esterno ci osservano dover fermare di nuovo un'azione di un'amministrazione in corsa in un momento di grande disagio, dove i cittadini hanno bisogno di sapere, di essere incoraggiati, aiutati. Ci sono tanti sfollati che hanno bisogno di capire qual è il loro futuro, ci sono tante attività che devono riaprire, che devono fare investimenti per riaprire, vogliono capire se farli o meno, insomma pensare a un nuovo stop, insomma, è una follia pura. Quindi io capisco anche il fermento e la preoccupazione che c'è, e quindi, come ho detto prima in consiglio comunale, lo ribadisco dinanzi alle vostre telecamere, voglio tranquillizzarli, pensiamo ognuno a fare la propria parte e vedrete che comunque sarà questa l'amministrazione che tirerà il comune di Casamicciola lontano dalle difficoltà in cui si trova oggi, cioè prima o poi imboccheremo la strada che in breve tempo ci porterà alla soluzione di tutti i problemi.